Buongiorno da Bitnews. Oggi 18 aprile è San Gallino di Milano e si celebra la Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti, istituita nel 1982 dall'International Council of Monuments and Sites, ICOMOS. Approvata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO, l'anno successivo è nota anche come World Heritage Day, giornata del patrimonio mondiale. Questo appuntamento annuale invita le comunità locali e gli individui di tutto il mondo a conoscere la straordinaria ricchezza e diversità del patrimonio culturale, a comprendere la sua importanza per la nostra identità e le nostre vite, ma anche a prendere consapevolezza della sua fragilità e dell'impegno collettivo che è necessario per proteggerlo e conservarlo. L'istituzione di questa ricorrenza si lega ai periodi più tragici del secolo scorso, con la prima e la seconda guerra mondiale, il problema della salvaguardia del patrimonio architettonico-artistico in Europa, lacerata dai conflitti globali, divenne una vera e propria emergenza. A seguito della prima guerra mondiale, la Lega delle Nazioni si pose come obiettivo quello di evitare il proliferare di altri conflitti con portate così devastanti. Nel 1931, con la stesura del Trattato di Atene, fu menzionato per la prima volta il concetto di patrimonio internazionale, in contrapposizione ai patrimoni nazionali.